appuntamento teatro. Allora, cari idea di amici ascoltatori, siamo qui nell'appuntamento con il teatro e parliamo di un artista, non di poco conto. E d'altronde questo argomento non lo posso introdurre io, ma non perché non ne sia in grado, ma abbiamo qui il nostro Federico Mancini che appunto ci introduce questo artista che merita, e tra l'altro è un artista scomparso anche purtroppo da poco. Di chi stiamo parlando, caro Federico? Sì, mi è sembrato giusto, visto che noi abbiamo la rubrica teatro, dare una recensione per quanto riguarda Paolo Poli. Paolo Poli è morto all'età di 87 anni, una vita per il teatro. E praticamente lo ricordiamo come una persona giocosa, allegra, cordiale, e così come rappresentava le sue commedie, in realtà era così, perché comunque è sempre stato una persona gioviale. Ho amici che, colleghe e amiche fiorentine che per conoscenze lo hanno, tra virgolette, frequentato in alcuni istanti, e ricordano che comunque è sempre stato una persona gioviale anche nella vita, e trasmetteva chiaramente quella voglia innegabile di fare teatro. Ricordiamo certamente a tutti che comunque il teatro, essendo comunque rappresentazione della realtà, così lo era Paolo Poli. Decisamente. Noi abbiamo in altre occasioni, caro Federico, eri, diciamo, tu a raccontare, diciamo, a interpretare le varie poesie dei vari artisti. Oggi invece ci abbiamo un contributo particolare. Cosa ci andiamo ad ascoltare di Paolo Poli? Allora, di Paolo Poli ci andiamo ad ascoltare la poesia I fiori del Palazzeschi, interpretata dallo stesso Paolo Poli, quindi mi sembrava giusto ricordare, riecheggiare la sua opera, il suo fare teatro, quindi direi dalla regia di far partire il contributo. Contributo, fra l'altro, è giusto menzionare anche la fonte presa dalle teche. Sì, sì, dalle teche RAI, che sono una vera e propria libreria, che sono tutti a consultare, perché sono sempre praticamente una fonte di grande aggiornamento per quanto riguarda tutte le notizie. Ora non ci dilunghiamo oltre, anche perché è un ricco e sostanzioso contributo. Mettetevi comodi ed ascoltate questi 6 minuti di I fiori di Paolo Poli. Non so perché quella sera fossero i troppi profumi del banchetto, irrequietezza della primavera, un'indefinita pesantezza mi gravava sul petto, un vuoto infinito mi sentivo nel cuore, ero stanco, avvilito, di malumore. Non so perché io non avea mangiato, eppure sentendomi sazio come un re, digiuno ero come un mendico, chissà perché. Non avea preso parte alle allegre risate, ai parlar consueti degli amici gai o lieti. Tutto m'era sembrato sconcio, tutto m'era parso sceno, non per un senso vano di moralità che in me non c'è, e nessuno si era curato di me, chissà. O la sconcezza era in me, o c'era l'ultimo avanzo della purità. M'era, chissà perché, sembrata quella sera terribilmente pesa la gamba che la buona vicina di destra teneva sulla mia fino dalla minestra. In fondo non era che una vecchia usanza, vecchia quanto il mondo. La vicina di sinistra, chissà perché, non mi aveva assestato che un colpetto alla fine del pranzo, al caffè, e ficcatomi in bocca mezzo confetto, s'era voltata in là, quasi volendo dire: ci sei anche te, ah? Quando tutti si furono alzati e si furono sparpagliati negli angoli, pei vani delle finestre, sui divani di qualche romito salottino, io non visto scivolai nel giardino per prendere un po' d'aria, e subito mi parve d'essere liberato. La freschezza dell'aria irruppe nel mio petto risolutamente, e il mio petto si sentì sollevato dalla vaga e ignota pena dopo i molti profumi della cena. Bella sera luminosa,
casa, fresca di primavera, pura e serena. Milioni di stelle sembravano sorridere amorose dal firmamento, quasi un'immane cupola d'argento, come mi sentivo contento. Ampie robuste piante dall'ombre generose, sotto voi passeggiare, sotto la vostra sana protezione obliare, ritrovare i nostri pensieri più cari, sognare casti ideali, sperare, dimenticare tutti i mali del mondo, degli uomini, peccati e debolezze, miserie, viltà, tutte le nefandezze. Tra voi fiori sorridere, tra i vostri profumi soavi, angelica carezza di frescura, esseri puri della natura. Oh, com'è bello sentirsi libero cittadino solo nel cuore d'un giardino. Che c'è? Chi è? M'avvicinai donde veniva il segnale. All'angolo del viale una rosa voluminosa si spampanava sulle spalle in maniera scandalosa il décolleté. Non dico mica a te, Foccino, a quel gruppo di bocciuoli che sono sulla spalliera, ma non ne vale la pena, magri affari stasera. Questi bravi figliuoli non sono in vena. Ma tu chi sei? Che fai? Bella! Sono una rosa, non m'hai ancora veduta? Sono una rosa e faccio la prostituta. Te? Io sì, che male c'è? Una rosa? Una rosa, perché all'angolo del viale aspetto per guadagnarmi il pane, fa qualcosa di male? Oh, che diavolo ti piglia? Credi che sia migliori i fiori in seno alla famiglia? Voltati dietro a te. Lo vedi quel cespuglio di quattro personcine, due grandi e due bambine, due rose e due bocciuoli? Sono il padre e la madre coi figliuoli. Se la intendono, ebbene, tra fratello e sorella, il padre se la fa con la figliola, la madre col figliolo. Che cara famigliuola! E ancor miglior partito farsi pagar l'amore a ore che farsi maltrattare da un porco di marito. Quell'oca dell'Ortensia, senza nessun costrutto, si fa finir tutto da quel coglione del girasole. Vedi quei due garofani al canto della strada come sono eleganti. Campano alle spalle delle loro amanti, che fanno la puttana come me. Oh, ciel, che casi strani, due garofani ruffiani, e lo vedi quel Giglio, lì al ceppo di quel Tiglio, che arietta ingenua e casta, lo vedi, è un pederasta. No, non più, basta, mio caro, e ci posso far qualcosa io, se il Giglio è pederasta, se puttana è la rosa, anche voi. Che meraviglia, lesbica è la vaniglia, e il Narciso, quello specchio di candore, si masturba quando in petto a lei si signore. Anche voi, candidi, azzurri, rosei, vellutati, profumati, fiori. E la viola ciocca fa certi lavoretti con la bocca, nell'ora si fugace che v'è data. E la modestissima violetta beghina d'ogni fiore fa lunghe processioni di devozione al Signore. Poi, all'ombra dell'erbetta, vedessi cosa mostra il ciclamino. Povero Lilli, è la più gran vergogna corrompere un bambino. Misero pasto delle passioni, levai la testa al cielo per trovare un respiro. Mi sembrò dalle stelle pungermi malefici bisbigli e il firmamento mi cadesse addosso come coltre di spilli. Prono mi gettai sulla terra bussando con tutto il corpo affranto. Basta, basta, ho paura. Dio, abbi pietà dell'ultimo tuo figlio. Aprimi un nascondiglio fuori della natura. E chi meglio di Paolo Poli può interpretare Paolo Poli, no, caro Federico? Sì, effettivamente, come vedete, la bellezza delle sue parole rende ancora viva la simbologia. In questo pezzo c'era la poesia ai fiori del palazzo, certo. Come vedete, nell'enunciazione delle parole ancora qualche volta un po' spinte, ma comunque trattate in modo ironico, trattate a modo, modo, certo. E forbito, ci dà la bellezza e il senso di quelle parole. Certo, ma abbiamo anche un'ulteriore aggiunta dopo questo contributo. Sì, volevo narrare alcune parole tratte dalla scrittrice Natalia Ginzburg sul personaggio Paolo Poli. Vai, Federico. E lo dirò leggendo senza fare un'interpretazione.
fra i suoi molteplici volti nascosti c'è essenzialmente quello di un soave, ben educato e diabolico genio del male. È un lupo in pelli d'agnello e nelle sue farse sono parodiati insieme gli agnelli e i lupi, la crudeltà efferata e la casta e savia innocenza. E questo era il pensiero di questa scrittrice. Come vedete, sintetizza anche, diciamo, il nostro pensiero, cioè di una persona che sapeva usare le parole giuste, a volte molto schiette, dirette, però trattate con una finezza, certo, e una garbatezza e una bellezza che veramente oggi lascia il tempo che trova, perché oggi non ci sono gli attori sanno fare quello che il Paolo Porci lasciava fare. Quindi queste parole veramente rimangono nella mente, e devo dire la verità che riascoltando Paolo Porci, amante del teatro, ha un sentimento di grande anche di gratitudine e nello stesso tempo di tristezza, perché comunque ci sono dei personaggi teatrali che non ci sono più, che comunque sia, diciamo, devono essere fatti propri per migliorare. Quindi non mi voglio vantare, ma cerco di essere un figlio di questi padri teatrali per dare uno sfogo a quanto loro cercavano e hanno ben fatto nell'ambito della parola, del lessico dell'italiano.